Gaston Brugman saluta il Pescara. Il momento dell'addio è arrivato. Il centrocampista uruguaiano sin dall'estate scorsa era stato al centro di voci insistenti di calciomercato ed ora è pronto a lasciare il Pescara, squadra della quale era diventato capitano nelle ultime due stagioni dopo la partenza di Memushai. Brugman, che aveva lasciato il Delfino nell'estate 2015 per poi tornare 12 mesi dopo alla vigilia dell'ultima partecipazione in A, chiude la sua esperienza professionale in riva all'Adriatico con 169 presenze, 27 delle quali nella massima serie, e 20 reti, ma anche con un legame fortissimo con la città. Già da questa mattina alcuni compagni lo hanno salutato sui social. Brugman sarà un giocatore del Parma in un'operazione da 2 milioni e mezzo di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto, operazione nella quale i ducali hanno inserito come contropartita tecnica l'attaccante ex Arezzo Matteo Bruno Risandri, che arriva in biancazzurro con la medesima formula. Centravanti all'occorrenza esterno con doppia nazionalità italo-brasiliana, classe 94, Brunori spera di ripercorrere le orme di Leonardo Mancuso, arrivato dopo una lunga militanza di C per poi esplodere in cadetteria col Delfino. Il suo innesto va a togliere spazio a Bonino, come l'eventuale ritorno di Sottil può fare lo stesso con Marras, che peraltro è in scadenza. Due giocatori, Marras e Bonino, che dunque possono lasciare Pescara. Marras ha fatto un ottimo campionato l'altro anno a Pescara, ha giocato tante partite, è in scadenza, sì, però i contratti si fanno anche per arrivare a scadenza, non è che uno quando arriva un anno alla scadenza diventa libero. Per noi non è assolutamente una priorità quello di far uscire Marras, però è evidente che poi il giocatore ragionerà anche dal suo punto di vista, se dovesse trovare una soluzione migliore per lui sicuramente non saremo noi a tagliare le gambe al giocatore. Bonino a Trieste? Ma Bonino lo vogliono tutti, in Serie C lo vogliono tutti, anche in Serie B ha qualche squadra che lo segue, per cui vedremo nei prossimi giorni. A me dispiace molto perché Bonino per me è un giocatore forte e anche di proprietà, e quindi credo che insomma, se è anche vero che là davanti adesso abbiamo tra Maniero, Tuminello, anche l'altro ragazzo nostro sul quale noi puntiamo molto che è Borrelli, abbiamo tutti ragazzi di nostra proprietà, quindi purtroppo qualcosa bisogna sacrificare. Nella giornata di ieri il presidente Daniele Sebastiani ha presentato lo sponsor del retromaglia per la prossima stagione. Si tratta della ditta di distribuzione di energia MB Gas e Luce, azienda laziale che in passato ha anche sponsorizzato il Frosinone Calcio. La partnership col Pescara era già nata la scorsa stagione. Siamo stati sponsor con loro già lo scorso anno, quindi soltanto con degli spot pubblicitari. Poi continuando a parlare con loro siamo arrivati a un punto di una scelta, dovevamo scegliere perché comunque noi crediamo sono un ex calciatore, quindi noi crediamo nel calcio, nel veicolo del calcio come a livello pubblicitario, e quindi abbiamo scelto il Pescara. Dopo aver parlato due o tre volte con Daniele, aver conosciuto lo staff, aver conosciuto anche un po' le persone di Pescara, e quindi ci è piaciuto l'ambiente. Noi facciamo non solo fornitura di energia elettrica e gas, ma noi facciamo anche efficientamento energetico, facciamo tutto ciò che il mondo energetico può offrire.